Un saluto a voi, cari frequentatori della zona oscura. Oggi voglio parlarvi di un caso molto datato, talmente vecchio che siamo in un periodo addirittura antecedente alla Prima Guerra Mondiale. Primi del Novecento, dunque. Uno di quei casi che mi piacciono particolarmente perché, non essendovi praticamente fotografie e immagini disponibili, ho una buona scusa per non metterle. Si tratta della tragica e triste storia dell'assassinio di Ernestina Beccaro, un caso nel quale ci sono tutti gli ingredienti per un giallo d'altri tempi. Con tanto di cadavere tagliato a pezzi e rinchiuso in una valigia che, dopo essere stata nascosta agli occhi di tutti, riappare con il classico colpo di scena, anche se la magia, con questa vicenda, c'entra davvero poco. Infatti quella valigia fatta sparire nel mare di Genova riaffiorò nelle acque della città ligure nel maggio del 1903, aprendo la strada a mille illazioni e ipotesi più disparate. Regolamento di conti tra contrabbandieri, loschi affari finiti male, addirittura qualcuno che evocò Jack lo Squartatore, magari in vacanza premio. Il mistero venne però indirizzato verso una possibile soluzione da un barcaiolo, il quale si ricordò di aver portato al largo un signore dall'aspetto molto distinto, con baffi e vestito nero. Certamente non di Genova, detta sua, visto che lo aveva sentito parlare. Ebbene, questo signore, oltre a un bel paio di baffi, portava con sé anche una grossa valigia. Il barcaiolo lo ricordava bene, poiché durante il tragitto questa cadde in acqua e la cosa più strana fu che il passeggero non sembrò affatto curarsene. Il contenuto della valigia ripescata, come detto, era alquanto macabro. Un cadavere sezionato, senza viscere, con il volto orribilmente sfigurato e la testa rasata. Forse un tentativo per renderlo irriconoscibile o magari un'azione rituale. Ovviamente non poteva essere esclusa neppure la pista del maniaco. Mancavano comunque parecchie parti del corpo, forse perché la valigia era sì abbastanza grande ma non sufficientemente spaziosa per contenerle tutte. Tanto più che chi si era macchiato di quell'azione aveva inserito all'interno anche una buona quantità di naftalina, pensando forse che quel prodotto avesse l'effetto di rallentare il processo di decomposizione, anche se non se ne capirebbe il motivo a dire il vero. Magari era sua intenzione coprire l'odore proveniente dalla valigia almeno fino al momento in cui se ne fosse finalmente liberato. La polizia brancolò a lungo nel buio. Era solo a conoscenza del fatto che qualcuno, quasi certamente giunto da fuori città, avesse affittato una barca e si fosse liberato dell'ingombrante valigia. L'aspetto di quell'uomo non aveva nulla di anomalo. Si trattava di una persona comune, tanto più che a quei tempi i baffoni andavano molto di moda. Dall'analisi dei resti venne stabilito che la vittima fosse una donna, di media statura e con un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Nulla di più. I periti osservarono che l'autore del crimine dovesse avere delle nozioni di anatomia, visto il modo in cui era riuscito a disossare il cadavere. Forse un macellaio, o addirittura un medico. Il nome di quella donna uccisa e gettata in mare sarebbe rimasto anonimo per sempre se la polizia di Milano non avesse ricevuto una strana lettera anonima nella quale un inquilino del caseggiato in via Macello avvertì le forze dell'ordine che una signora era misteriosamente scomparsa. Si trattava di Ernestina Beccario, in Olivo. La donna non si vedeva da alcune settimane, mentre il marito, Alberto Olivo, a chi gli chiedeva informazioni su sua moglie, rispondeva che la donna si trovava a Biella, in Piemonte, in visita presso i genitori. La faccenda però non convinse l'autore di quella lettera, che decise di affidare i propri dubbi alla questura. Le indagini inizialmente partirono in sordina. La donna scomparsa, che come detto si chiamava Ernestina, era nata a Biella e si era sposata con Alberto Olivo, che invece era di Udine. La prima cosa che fecero gli inquirenti fu andare a controllare nella cittadina piemontese dove abitavano gli anziani genitori della signora Olivo e verificare se la figlia fosse effettivamente lì. Si trattava di due contadini che a sorpresa, ma neanche tanto, non la vedevano da quasi un anno. Ricevevano di tanto in tanto qualche lettera ed erano al corrente del fatto che la figlia sarebbe dovuta venire a trovarli in agosto. Di Ernestina, quindi, nessuna traccia. Le indagini si trasferirono dunque a Milano e Alberto Olivo fu naturalmente il primo indiziato. Venne monitorato con discrezione. La sua vita era semplice e abitudinaria. Viveva nella casa di via Macello e lavorava nella fabbrica di ceramiche Richard Ginori, in località San Cristoforo. Tutte le mattine usciva di casa e si dirigeva in azienda, dove faceva il ragioniere. Non appena staccava dal lavoro, tornava presso la sua abitazione, dopo una breve sosta per comprare pane e altri generi alimentari. Questo fino al mattino seguente, quando la sua routine si ripeteva nuovamente. Una vita da single, molto isolata e spartana. Alberto Olivo sembrava un uomo tranquillo, eppure sua moglie non era mai arrivata a Biella, dove lui continuava a dire si trovasse. Intanto la polizia continuò a raccogliere indizi e prove. Olivo era nato a Udine nel 1856 da una famiglia borghese che gli consentì di raggiungere un buon livello di istruzione, almeno per quell'epoca. Dopo aver terminato il liceo, provò ad arruolarsi nell'esercito ed entrò a far parte del genio, arma in cui rimase per oltre 3 anni.
In quel periodo venne ricoverato più volte in ospedale per delle crisi epilettiche. Olivo conosceva 3 lingue, era abilissimo in matematica e grande lettore di libri. Dopo essersi congedato dall'esercito ed avere passato un breve periodo nella natia Udine, a 33 anni si trasferì a Milano, sperando di trovare lì fortuna e successo. Ed effettivamente così fu, almeno in apparenza. Venne assunto come contabile presso la Ricciardi Nori con uno stipendio di 175 lire al mese che per quegli anni era una cifra di tutto rispetto. Nel tempo libero si dedicava alla lettura dei classici, studiava matematica e scriveva poesie. Gli inquirenti vennero a sapere che in aggiunta a questo aveva studiato anche un po' di medicina. Ovviamente non voleva dire che avesse dimestichezza con i ferri del chirurgo, però rappresentò un ulteriore elemento di dubbio. Dalla portinaia dello stabile in via Macello, gli investigatori ottennero qualche informazione su sua moglie. Era una donna arrogante, tutto l'opposto del marito, almeno a detta sua. Abitavano in quella casa da quando si erano sposati. Lei era un'ex cameriera che aveva conosciuto Alberto nella trattoria in cui l'uomo era solito cenare. Ben presto, dopo il matrimonio, tra i due le cose si erano messe male. Lei non risparmiava sceneggiate al marito che agli occhi dei vicini appariva una specie di martire. Ernestina invece era la cattiva della situazione e la sua scomparsa, pur non passando inosservata, non aveva suscitato particolari apprensioni, salvo per l'autore della lettera anonima. Secondo la portinaia, la donna era stata vista l'ultima volta il 14 e il 15 maggio e proprio in quei giorni si era confidata con lei. Si era seduta davanti a un caffè e aveva parlato di quanto fosse difficile vivere con Olivo, un uomo avaro all'inverosimile che la considerava ignorante e buona a nulla. Ernestina aveva deciso. Si sarebbe rimessa a studiare e forse avrebbe lasciato il marito. La sua scomparsa era dunque da porre in relazione ai progetti di separazione? Possibile. Ma l'atteggiamento di Olivo non trovava spiegazioni. Perché avrebbe più volte affermato che la moglie era biella, anche se ciò non corrispondeva al vero? Forse per imbarazzo o perché non aveva una scusa migliore? Fatto sta che il suo atteggiamento necessitava di approfondimenti. Olivo venne interrogato in merito alla scomparsa della moglie e offrì subito la reiterata versione di biella. Non appena il commissario gli fece presente che in quella città la signora Ernestina non era mai stata vista, l'uomo cadde dalle nuvole, fingendosi preoccupato. In questura decisero quindi di usare un vecchio trucco, che era vecchio già allora, a quanto pare. Un ispettore disse che ne era stato ritrovato il cadavere e Olivo crollò immediatamente. Dopo un ennesimo litigio, come sempre determinato da questioni di soldi, nello specifico si trattava del costo delle lezioni private che Ernestina prendeva da un insegnante in pensione, la discussione era degenerata. Olivo aveva in mano un coltello da cucina e lo stava asciugando per riporlo. Nel frattempo si era avvicinato alla porta della camera da letto e sentì che l'avversione che provava da tempo per sua moglie si era trasformata in odio profondo. Non appena Ernestina lo vide con il coltello, gli si scagliò contro furiosa e lui la colpì. La donna si accasciò subito, al primo colpo. Dopo quell'episodio, in fondo non così anomalo nella casistica dei delitti consumati tra le mura domestiche, dove un semplice coltello da cucina può trasformarsi in un micidiale strumento di morte, Olivo iniziò la seconda fase, decisamente meno rituale. Descrisse per filo e per segno di come sezionò il cadavere della moglie. Per 4 giorni, al ritorno dal lavoro e dopo aver cenato, l'uomo aveva ridotto il corpo in pezzi cercando di farne entrare la maggior parte nella valigia, in cui aveva già posto della naftalina. Per alcune parti però non vi fu spazio perché, come sostenne, Ernestina era ingrassata molto negli ultimi 2 anni. Alla fine era comunque riuscita a sbarazzarsi di ciò che rimaneva attraverso il gabinetto di casa. Nel corso della descrizione delle singole fasi di quell'allucinante processo di eliminazione del cadavere, Olivo rimase lucido e impassibile. Stessa lucidità che dimostrò nel descrivere il viaggio a Genova in terza classe e poi il percorso fino al porto con quel pesantissimo bagaglio. Inizialmente aveva pensato di disfarsene gettandolo nel naviglio, ma poi aveva scelto di andare a Genova per essere sicuro di non lasciare prove. Si era anche accanito sul volto della donna al fine di renderla irriconoscibile. Al porto aveva fatto finta di essere un viaggiatore che doveva attendere alcune ore prima di una coincidenza e si era affidato al barcaiolo per compiere un giro in mare, dopo aver contrattato sul prezzo, il che ci fa pensare che fosse davvero tirchio perché mettersi a contrattare con un cadavere in valigia non è da tutti. Con l'aria del turista si era sistemata a poppa assieme alla sua pesante valigia. Al largo, approfittando di un attimo di distrazione del barcaiolo, aveva inscenato la caduta del suo carico in acqua. Era certo di aver portato a termine il delitto perfetto, ma evidentemente non era stato così. Ritornato al molo, si era accomiatato dal barcaiolo, un po' stupito per l'atteggiamento di quello strano passeggero. Aveva quindi deciso di fermarsi in trattoria per una frittura di pesce.
dopo aver mangiato, era risalito sul treno per Milano, con calma, esattamente come un turista, e in serata era rientrato nel suo appartamento. Quasi certamente nessuno dei suoi vicini si era accorto della sua assenza. Olivo era stato molto attento a non lasciare tracce e anche quando la polizia aveva disposto un sopralluogo nell'alloggio di via Macello, non aveva trovato alcuna traccia per legare l'uomo all'omicidio di Ernestina. Sarà proprio lui a consegnare agli inquirenti il coltello usato per uccidere la moglie. Il processo iniziò il 10 giugno 1904, oltre un anno dopo l'omicidio. Olivo ripercorse le singole fasi del suo crimine senza alcun tentennamento. Freddo e cinico, esattamente come si era mostrato durante la confessione precedente. La difesa tentò la carta dell'infermità mentale. Olivo era un uomo con una cultura vasta, intelligente, ma incoerente e confuso. Scriveva trattati di matematica e di fisica e poi, nella ricostruzione del suo crimine, non aveva considerato che un corpo umano in putrefazione, stipato in una valigia e buttato in mare, inevitabilmente sarebbe venuto a galla a causa della differenza di peso specifico e dei gas prodotti dal cadavere stesso. Un uomo veramente intelligente e sano di mente mai avrebbe commesso un errore simile. Questa è la prova che venne offerta alla corte a sostegno del fatto che Olivo fosse un folle e come tale dovesse essere giudicato. La proposta però non trovò d'accordo né i giudici né l'imputato, che si sentì addirittura offeso nell'onore vedendosi accomunato a un pazzo qualunque. Olivo aveva un'alta considerazione di sé, quindi ritenne inaccettabile la tesi del difensore. Ma la cosa più incredibile di questa vicenda fu la sentenza. La giuria, composta da 12 persone, non riconobbe Alberto Olivo colpevole dell'omicidio della moglie. Fu condannato ad appena 12 giorni di carcere e 125 lire di multa per occultamento di cadavere. In altre parole, la morte di Ernestina Beccaro non era stato un omicidio, ma un incidente. Quindi non una cosa intenzionale. Il ricorso in Cassazione da parte della procura annullò però la sentenza e Olivo ritornò in carcere. Tutto da rifare. E solo qualche mese dopo, in novembre, si ritornò in aula. Tra i periti questa volta vi fu anche Cesare Lombroso, uno dei padri della moderna criminologia. Il suo parere era considerato qualcosa di più di una perizia. Il professore ripercorse la biografia dell'imputato, ponendone in rilievo le tappe più tipiche che avrebbero contribuito a strutturare una personalità caratterizzata da un'inesauribile certezza nella propria superiorità. Lombroso, pur non ipotizzando l'infermità mentale, pose in evidenza il fatto che quell'imputato era comunque affetto da alcune nevrosi, forse preludio a qualche più grave patologia psichiatrica. La giuria si chiuse in camera di consiglio per soli 18 minuti. Quando rientrò in aula così presto, tutti rimasero stupiti. E lo stupore arrivò ai massimi livelli quando i giurati confermarono la prima sentenza. Olivo era innocente, quantomeno dell'omicidio di sua moglie. Dopo qualche anno otterrà anche il cambio di nome e si risposerà, scomparendo per sempre e lasciando dietro di sé una magistratura stravolta da quella sentenza ancora oggi considerata un enigma nella storia della giustizia. La conferma che anche se un delitto non può essere catalogato come perfetto, può pensarci qualcun altro a renderlo tale. Un saluto a tutti voi cari frequentatori della zona oscura e innanzitutto scusate la voce un po' più bassa del solito, ma qui in zona non siamo comunque immuni da malanni di stagione e non. Oggi vi porto a Desenzano del Garda in una notte, indovinate un po', buia e tempestosa di ben 75 anni fa. È infatti il 29 marzo 1947 sul lago di Garda si sta battendo uno di quei temporali che è spontaneo chiamare uragani. Sono le 10 di sera e nella villa del conte Giovanni Pellegrini Malfatti, il proprietario e altri commensali sono ancora a cena. Intorno al tavolo, oltre al suddetto conte, ci sono la sorella Maria Paola e suo marito, il dottor Alfredo Faotto, che trascorreva in villa solamente i fine settimana, perché negli altri giorni era impegnato a Milano dove era proprietario, in società con il cognato, di un'azienda che si occupava di import ed export. In aggiunta a loro c'erano anche tre cugini del conte, Giuseppe e Guido Padovani e la moglie di quest'ultimo, Carmisca Doric. Tutti e tre profughi fiumani, ricordiamo il periodo storico, la guerra non era finita da molto. Verso le 11 tutti si ritirarono nelle proprie stanze. Le tre persone di servizio, dopo aver chiuso porte e finestre, andarono a dormire nel padiglione annesso alla villa. Il buio calò sulla grande casa. I fulmini e i tuoni contribuirono a rivestire di un'aura inquietante l'ambiente. Una perfetta scenografia per un giallo, anche se i fatti che seguiranno non sono un'invenzione letteraria, ma tragica cronaca nera. Intorno alle 2 di notte, Maria Paola si svegliò di soprassalto dopo aver sentito dei colpi violenti.
vide suo marito che era intento a rivestirsi in fretta. Il dottor Alfredo, quando si accorse che la moglie era sveglia, cercò di tranquillizzarla dicendole che suo fratello doveva aver sentito qualche rumore nel parco e i due sarebbero scesi per vedere di cosa si trattava. La donna udirà il marito e il fratello parlare nel corridoio prima di allontanarsi. A causa del forte temporale, però, non riuscì a distinguere le parole perché le voci si sovrapposero a pioggia e tuoni. Un paio di settimane prima, quando suo marito era assente perché, come detto, non passava tutte le notti in villa, Maria Paolo era già stata svegliata nel cuore della notte da alcuni rumori provenienti dal giardino. Aveva chiamato il fratello e questi, dopo aver ispezionato l'esterno della villa a tre piani, era giunto alla conclusione che qualcuno doveva aver tentato di superare il muro di cinta. Ma in quella circostanza null'altro era accaduto. Quella notte, le cose andarono diversamente. Giunti al piano terra, il conte Giovanni controllò la porta di servizio, mentre Alfredo quella principale. L'idea era quella di percorrere il perimetro della casa e quindi ricongiungersi. Pochi attimi dopo l'apertura delle porte, mentre il conte e il cognato si erano appena diretti in giardino, due colpi di pistola sovrastarono pioggia e tuoni. Maria Paola udì anche un grido. Gli spari indussero Giuseppe Padovani, svegliatosi a causa dei rumori, a scendere rapidamente le scale. Giunto nel salone, imbracciò una alabarda esposta insieme ad altre armi medievali. Poi sentì altri rumori provenire dall'area esterna all'ingresso di servizio, raggiunse il giardino e lì fece una scoperta agghiacciante. Trovò il conte disteso con il capo in direzione della porta e i piedi verso il parco. Giovanni Pellegrini Malfatti aveva il volto sfregiato, quasi maciullato. Nell'immediato, in considerazione degli spari uditi, si pensò che qualcuno gli avesse sparato a bruciapelo in faccia. Vicino al suo corpo c'era comunque un'altra alabarda, piegata ma pulita, senza tracce di sangue su di essa. Quando arrivarono medico e carabinieri non si poté fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La ricostruzione dei fatti fornita dal dottor Alfredo Faotto, l'unico testimone, risultò alquanto frammentaria. Raccontò di essere uscito sul lato sinistro e di aver sentito, in quel preciso momento, uno sparo. Dopo essersi voltato di scatto, aveva udito il secondo colpo e visto anche la fiammata. Aveva quindi raggiunto il cognato che era disteso sugli scalini. Nel frattempo, due ombre si dileguavano tra gli alberi e poco dopo, Faotto disse di aver udito il rumore di un'auto che si allontanava. I carabinieri accorsi trovarono effettivamente due bossoli, ma la ferita presente sul corpo del conte generò immediatamente delle forti perplessità. Si estendeva tra naso e fronte e, viste le sue caratteristiche, era possibile che non fosse stata prodotta da un'arma da fuoco. Più probabilmente, a generarla era stato un corpo contundente. Inoltre, c'era anche un dettaglio che aumentava i dubbi. Nessun foro di uscita del proiettile e nessun proiettile all'interno della massa cerebrale. Anche sul movente vi erano molti dubbi e di conseguenza l'esecutore o gli esecutori rimasero avvolti nel mistero. Qualcuno pensò si trattasse di partigiani, altri di contrabbandieri, anche se con questi ultimi il conte Pellegrini Malfatti non aveva mai avuto a che fare. Più probabile la pista dei partigiani, anche perché il conte era stato fascista e aveva ricoperto la carica di podestà di Desenzano. Nell'ultima fase della guerra però si era adoperato per salvare alcuni partigiani, quindi probabilmente anche quella pista non era del tutto convincente. I periti incaricati dell'autopsia giunsero alla conclusione che la devastante ferita sulla testa del conte non era stata prodotta da un colpo di pistola, bensì da un corpo contundente di notevoli dimensioni. Direi che visti i presupposti ci sarei arrivato anche io, ma vedremo che la questione della pistola tornerà in auge. Gli inquirenti si domandarono subito se quella alabarda trovata nei pressi del cadavere potesse essere posta in relazione all'omicidio. Tuttavia si trattava di una mera ipotesi vista la mancanza di tracce di sangue sull'arma. Insomma, considerando il mistero aleggiante sulla vicenda, in principio tutti i presenti vennero sospettati e alcuni furono trattenuti in stato di fermo. Poi le indagini si concentrarono soprattutto sul dottor Alfredo Faotto, nei confronti del quale il magistrato emise un mandato di arresto con l'accusa di aver ucciso il conte e cognato Giovanni Pellegrini Malfatti. Ma per quale motivo venne effettuato questo arresto? Secondo la magistratura, Faotto avrebbe ottenuto degli innegabili vantaggi dalla morte del cognato, che non era sposato e non aveva eredi. Si parlava di un patrimonio di ben 500 milioni di vecchie lire che nel 1947 non erano proprio pochi. Ovviamente, in caso di morte, sarebbero passati integralmente alla sorella. E poi c'erano dei precedenti. Si trattava nello specifico di due accuse di furto, una del 1921, quando era ufficiale dell'esercito, e l'altra successiva, quando era ritornato alla vita civile.
In entrambi i casi, dopo le inchieste, era risultato estraneo ai fatti, o almeno così sosteneva lui. In realtà Faotto in uno dei due casi fu riconosciuto colpevole, mentre nell'altro venne assolto dopo il ricorso. Vennero alla luce anche alcuni dissidi tra Maria Paola e Alfredo. I due si erano sposati contro il volere della famiglia della donna. Dopo un breve periodo di serenità, i rapporti tra i coniugi si erano alterati, anche a seguito di una relazione extraconiugale che l'uomo intratteneva a Milano, con la cantante rumena Irene Fratizza. Ma nonostante i rapporti coniugali fossero pessimi, non si poteva dire altrettanto di quelli che legavano Alfredo al cognato. I due erano soci in un'azienda e inoltre, anche fuori dall'ambito professionale, si stimavano e rispettavano. 3 settimane dopo l'omicidio, nel parco della villa, uno dei custodi scoprì una pistola tedesca P38, calibro 9. Si trovava in un cespuglio a meno di 50 metri dal luogo in cui era stato rinvenuto il cadavere del conte. L'arma venne subito affidata ai periti che stabilirono l'appartenenza dei due bossoli ritrovati a terra a quella pistola. Non fu però possibile effettuare un esame balistico totalmente credibile. Faotto negò che quell'arma fosse sua. Affermò di possedere solo una scacciacani, ma di non ricordarsi più dove l'aveva messa. Forse era ancora a Milano, nella stanza d'albergo dove dormiva nei giorni in cui si fermava in città, ma nella pensione l'arma non venne trovata. In compenso però la P38 venne mostrata alla proprietaria dell'albergo, che la riconobbe come la pistola vista in un cassetto della stanza occupata proprio dal dottor Faotto. Anche la figlia della donna riconobbe l'arma. Dunque, inevitabilmente, scattò l'accusa contro Faotto. C'era il movente, così come l'arma e le testimonianze. Gli inquirenti tentarono anche di ricostruire il delitto. Faotto aveva convinto il cognato a scendere con lui, affermando di aver sentito dei rumori in giardino. Passando dalla cucina, aveva afferrato una coperta, che Faotto sosteneva fosse stata presa dal cognato per ripararsi dalla pioggia. Aveva poi tramortito il conte, che scendeva davanti a lui, avvolgendone il corpo in quella stessa coperta e trascinandolo fuori. Fatto questo, era rientrato. Aveva attraversato l'anticamera, aperto la porta principale, piegato a destra e non a sinistra, sparato 2 colpi e poi si era messo a urlare. Nel frattempo, aveva gettato lontano la pistola e si era messo in ginocchio davanti alla sua vittima, fingendo disperazione e terrore. Ma quale dei 2 colpi d'arma da fuoco aveva ucciso Pellegrini, nel caso ovviamente in cui la responsabilità fosse stata di un proiettile? Indubbiamente il primo, sparato quasi a bruciapelo e dal basso verso l'alto. Pellegrini doveva essere crollato di schianto. Il secondo colpo invece era stato sparato da Faotto per richiamare gente. Versione che però contrasta con un elemento non da poco dell'autopsia, cioè la presunta assenza di un foro d'uscita del proiettile. I giornali parlarono molto della vicenda. Si scrisse dell'ennesimo tentativo di effettuare un delitto perfetto, andato in fumo per un errore di Faotto, cioè l'essersi liberato della pistola in un luogo troppo vicino alla scena del crimine, e per l'imprevedibile atteggiamento della moglie, che si era in pratica trasformata in un testimone contro. La donna, subito dopo l'omicidio, aveva affermato di aver sentito dei colpi provenire dalla stanza del fratello, però qualche giorno dopo aveva cambiato versione, negando di aver sentito quei colpi. Possibile che nella prima dichiarazione avesse voluto coprire il marito e poi avesse cambiato idea. C'era di certo il problema della ferita sul volto del conte, che se successiva ad un forte colpo inferto per tramortire la vittima, si presentava alquanto anomala. Si trattava infatti di una grande ferita lacero-contusa. Mancavano troppi elementi che potessero confermarne l'origine a seguito di un colpo di pistola sparato a bruciapelo. Come detto, mancava soprattutto il foro d'uscita. Per quanto riguarda invece la alabarda, altro oggetto molto sospetto, era, come detto in precedenza, priva di tracce di sangue e composta di un materiale alquanto fragile. Un'arma da esposizione, insomma, di certo non una alabarda spaziale tipo quella di Goldrick. Quindi la possibilità che quella ferita fosse stata prodotta da un colpo di pistola era in teoria sostenibile, anche se le condizioni generali inducevano parecchie perplessità. Il primo medico a osservare il cadavere del conte fu il dottor Girolamo Tonini, che rilasciò questa dichiarazione. Dalle notizie ricevute e dal ritrovamento di bossoli da rivoltella, mi ero convinto che si trattasse di una ferita a V, alla radice del naso, lunga 5 cm e larga 2,5, che saliva verso la fronte. Solo un colpo sparato a bruciapelo avrebbe potuto produrla, ma non c'erano tracce di affumicatura e di bruciatura nelle sopracciglia. Inoltre, e paradossalmente, a favore di Faotto c'era anche il ritrovamento della pistola, o meglio, le modalità del suo ritrovamento. Infatti la scoperta che da quell'arma provenissero i 2 bossoli ritrovati vicino al cadavere rappresentava sì un indizio grave contro l'accusato, però va anche detto che la pistola, ritrovata 23 giorni dopo il delitto, presentava alcune tracce di umidità.
furono elementi importanti per i periti. Infatti uno di loro sostenne che le condizioni in cui venne rinvenuta l'arma rappresentavano la prova di una sua esposizione all'aperto solo di pochi giorni precedenti al ritrovamento. Quindi, se Alfredo Faotto era stato fermato nelle ore immediatamente successive al delitto e il suo fermo trasformato in arresto, appariva abbastanza chiaro che non poteva essere il maggiore indiziato ad aver posto l'arma nel cespuglio. Dopo oltre 2 anni di indagini, nel maggio del 1949, davanti alla Corte d'Assise di Brescia, si aprì il processo contro Alfredo Faotto. La tesi principale del pubblico ministero fu che Faotto si fosse deciso ad uccidere il conte Giovanni Pellegrini Malfatti nel timore che la moglie, che risultava essere molto malata, potesse morire prima del fratello. Ovviamente, nel momento in cui si fosse verificato questo fatto, il fratello di lei non lo avrebbe ritenuto erede universale dei suoi averi, cosa che invece sarebbe avvenuta con la sorella. Era dunque necessario che Pellegrini morisse prima di Maria Paola. In questo caso sarebbe stata lei ad ereditare l'intero patrimonio del fratello. E viste le sue condizioni di salute, non sarebbe passato molto tempo prima che lo stesso Faotto ereditasse automaticamente tutto il cucuzzaro. La corte giunse alla sentenza secondo le modalità tipiche del processo indiziario. E tale sentenza fu l'ergastolo. Faotto fu riconosciuto colpevole dell'omicidio del conte Giovanni Pellegrini Malfatti, sentenza che fece però discutere. Qualcuno asserì che si intendeva punire un ex fascista, altri invece pensarono che non fosse stato punito chi aveva ucciso un ex fascista. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, in particolare per quegli anni inquieti colmi di risentimento e di vendette politiche. 3 anni dopo, questa volta a Milano, ebbe inizio il processo di appello. L'accusa aveva un asso nella manica per far confermare la sentenza di primo grado. Il PM partì all'attacco affermando che a Milano, da tempo, Faotto offriva diverse somme a chi avesse accettato di uccidere un fascista di fuori. La difesa non si lasciò comunque sorprendere, infatti venne introdotto un fatto del tutto nuovo. Un certo Angelo Pisano, pastore sardo rinchiuso nella prigione di Cagliari per furto di bestiame, aveva avuto come compagno di cella un contadino bresciano, tale Battista De Profeti, che gli aveva confessato l'omicidio del conte Pellegrini. Secondo il Pisano, quest'uomo avrebbe raggiunto la villa con altri 2 complici. Si ricordava anche le sue parole. Erano andati in villa per i soldi, ma non erano riusciti a rubare nulla e lui aveva sparato al conte uccidendolo. Era poi fuggito dopo aver nascosto la pistola nel cespuglio. Battista De Profeti venne rintracciato e interrogato, ma negò di aver mai fatto quella confidenza a Pisano. I tentativi della difesa, comunque, non si fermarono a queste testimonianze non troppo credibili. Infatti, circa 2 anni dopo il delitto di Desenzano, mentre era già in corso il processo, il questore di Parma, Francesco Spanò, aveva ricevuto una lettera anonima che si riferiva alla morte di un tassista, Pietro Merlini, ucciso in quei giorni nella città emiliana. In questa lettera, dei non meglio identificati soggetti sostenevano come Merlini li avesse accompagnati quella famosa notte nei pressi di Desenzano e che fosse opportuno farlo tacere. Il questore di Parma non poté approfondire la vicenda perché morì improvvisamente, mentre i giudici milanesi decisero di non tenere conto di quegli elementi incompleti, ritenendo per giunta che quella lettera fosse un clamoroso falso. Per farla breve, alla fine del dibattimento, tutte le prove o presunte tali della difesa furono respinte, mentre vennero accettate interamente quelle dell'accusa. E così, a Faotto, fu riconfermata la pena. Stessa cosa che avvenne in Cassazione, il 16 febbraio 1954. Nel frattempo Maria Paola aveva ottenuto la separazione e ad Alfredo Faotto si chiusero definitivamente le porte della speranza, nonostante la vicenda celasse ancora molti dubbi e perplessità. Verosimile che si optò per quella che poteva essere la soluzione più probabile all'enigma, seppur con gli elementi di dubbio sopracitati. In che modo fu ucciso davvero il conte? Con quale arma? Chi nascose la pistola nel cespuglio? Il passato di Giovanni Pellegrini Malfatti non aveva nulla a che fare con quella vicenda, nonostante avesse ricevuto anche delle minacce. Tutti interrogativi rimasti tali, nascosti tra le ombre di una notte di 75 anni fa. Alfredo Faotto, condannato all'ergastolo per quel crimine, dopo 21 anni di carcere beneficiò della grazia e poté passare gli ultimi 10 anni della sua vita in libertà. Un saluto a tutti cari amici in zona, oggi farò felici tutti coloro che sono interessati ai casi italiani, magari quelli sepolti nella memoria e che non hanno avuto lo stesso risalto mediatico di tragedie più famose delle quali si è parlato molto di più. Siamo nell'autunno del 1992 e l'Italia è scossa dal brutale omicidio di Simone Allegretti da parte di colui che verrà ribattezzato il mostro di Foligno. Ma durante quegli stessi giorni, nei boschi dell'Alto Milanese, veniva ritrovato anche il cadavere di una ragazza.
Si chiamava Laura Lampugnani ed era una studentessa di 16 anni scomparsa lunedì 5 ottobre. Laura abitava a Castellanza in provincia di Varese con i genitori e la sorella Francesca, di 2 anni più piccola, in un condominio di proprietà della famiglia del padre, un noto dirigente d'azienda. Laura era una ragazza alquanto schiva e viveva un'esistenza molto tranquilla. Non frequentava ragazzi, non andava in discoteca. Era iscritta al terzo anno di ragioneria con buoni risultati. Frequentava l'istituto privato Fermi di Castellanza, distante poche centinaia di metri da casa sua. I compagni di classe la descrissero come una ragazza seria, timida e riservata. La domenica pomeriggio, il giorno prima della sua scomparsa, era rimasta a casa a studiare in vista di un'interrogazione che avrebbe dovuto sostenere il martedì successivo. Lunedì mattina era uscita di casa per andare a scuola, come era successo centinaia di volte. Purtroppo però quel giorno, Laura non ci sarebbe mai arrivata. Preoccupati per il mancato ritorno a casa e dopo aver saputo che al Fermi quella mattina nessuno l'aveva vista, i genitori ne denunciarono la scomparsa. Il pomeriggio del giorno seguente, un operaio che durante la pausa pranzo era andato a cercare funghi nei boschi di Rescaldina, a Milano, trovò il corpo della ragazza in una grossa pozzanghera, ricoperto di fango. I primi rilievi sul cadavere accertarono che aveva la colonna vertebrale spezzata, conseguenza di un'aggressione terminata con uno strangolamento. Inizialmente non poteva essere accertato se la ragazza avesse subito violenze di altro tipo prima di essere uccisa. Laura era completamente vestita. Mancava soltanto il giubbotto con il quale era uscita di casa, oltre allo zaino con i libri. Quindi, se in effetti vi fosse stata una violenza carnale, le alternative erano due. O l'assassino era riuscito a rivestire il cadavere, oppure la ragazza si era rivestita da sola prima di essere uccisa. Magari era stata costretta, assecondando le richieste del suo aguzzino. Sul volto di Laura, sotto le orecchie, erano ben visibili i segni delle dita di colui che l'aveva uccisa, segno che questi gli si è messo le mani davanti alla bocca, forse per non farla gridare. Con l'altra mano aveva invece stretto il collo della sua vittima, strangolandola. Fu l'autopsia a dirimere la questione. Permise di accertare che Laura, prima di essere uccisa, avesse subito un rapporto sessuale abbinato a un episodio di violenza. L'addome ed il capo erano ricoperti di graffi ed escoriazioni. Gli accertamenti sulle sue scarpe, che non presentavano tracce di fango nonostante nella zona in quei giorni fosse piovuto copiosamente, permise agli inquirenti di stabilire che Laura non fosse stata uccisa nel posto nel quale venne ritrovata, una piccola stradina sterrata dove evidentemente il suo cadavere era soltanto stato abbandonato. Le indagini sull'efferato omicidio furono piuttosto rapide e portarono al fermo di quello che si sarebbe rivelato il colpevole nel giro di pochi giorni. Già venerdì 9 ottobre, infatti, la polizia di Legnano ritenne di aver raccolto indizi gravi, precisi e concordanti a carico di una persona, un uomo che viveva a Castellanza e che era stato notato aggirarsi alla guida della sua Fiat 127 di color azzurro, nei pressi della casa della vittima e davanti all'istituto scolastico che Laura frequentava. L'uomo si chiamava Marco Letruria, 35 anni, perito meccanico disoccupato. Alto e di bell'aspetto, Marco appariva un uomo educato, garbato e remissivo. Aveva però un precedente penale risalente a un anno prima. Atti osceni in luogo pubblico, senza entrare nel dettaglio, ma diciamo che aveva fatto tutto da solo. Quando i poliziotti lo fermarono ad un posto di blocco, Letruria li seguì senza fare resistenza e anzi si mise a loro disposizione, accettando di rispondere alle domande. Aveva però un modo tutto suo di collaborare. Marco ammetteva di aver conosciuto Laura mentre negava con assoluta tranquillità di averle fatto del male. Parlò con gli investigatori del commissariato di Legnano, poi con quelli della sezione omicidi della mobile milanese. Nel pomeriggio di venerdì accettò anche di mostrare al commissario di polizia il luogo dove aveva portato la ragazza. Guidò così le auto degli agenti lungo i sentieri dei boschi a Rescaldina. A un certo punto li fece fermare. Riconobbe l'odore della discarica poco lontana e disse che era lì che erano scesi. Da quella parte era infatti attivo l'impianto di smaltimento di Gerenzano, nel quale affluivano i rifiuti provenienti da Milano. Alla domanda in merito a quando questo fosse accaduto, Letruria disse che era successo 7 anni prima. Cercò anche di far ritrovare i libri della ragazza, senza successo. Probabilmente il posto non era neppure quello giusto. L'uomo soffriva di una particolare patologia, una forma di schizofrenia nota come sindrome dissociativa, una difficoltà a collegare gli avvenimenti, a situarli nel tempo e a distinguere con precisione la realtà dalla fantasia, unita alla facilità nel rimuovere ciò che non si vuole accettare. Nel racconto confuso che Letruria fece agli investigatori, chiese aiuto al suo medico di fiducia, lo psicanalista che lo seguiva da anni, il quale confermò la presenza di questa patologia. Per Marco Letruria, comunque,
Laura non era morta. Spiegò con calma che la mattina del 5 ottobre l'aveva fatta salire in auto, ma quando l'aveva baciata si era messa a piangere. Disse che era stata a casa sua ed era stata male. Aveva vomitato e lui non sapeva più cosa fare. Il medico legale stabilì che Laura era stata deflorata e durante gli interrogatori con l'Etruria si toccò anche questo argomento. Tutto venne trattato in modo piuttosto confuso, come era nelle caratteristiche dell'uomo, ma quando venne accusato di aver avuto un rapporto sessuale con lei, si alterò. Non fu mai completamente chiaro come si svolsero davvero gli eventi e polizia e magistratura si contraddissero sul particolare, tutt'altro che secondario, dei rapporti tra Laura e Marco. I dirigenti della Mobile di Milano parlarono di una sorta di frequentazione tra i due, ventilando così l'ipotesi che il rapporto sessuale avuto dalla ragazza prima di morire fosse stato più o meno consenziente. Di tutt'altro avviso furono i giudici della procura di Busto Arsizio, secondo i quali Laura aveva subito una violenza, anche in base a ciò che risultava dall'autopsia. Secondo la famiglia Lampugnani, Laura conosceva l'omicida al punto da fidarsi di accettare un passaggio in una giornata di pioggia, ma non avrebbe mai avuto con lui una relazione sentimentale. Tutto ciò sarebbe confermato dall'assoluta mancanza di qualsiasi indizio nei quaderni, nei libri e nei diari della ragazza. In un interrogatorio successivo, l'Etruria ritrattò tutto. Negò non solo di aver ucciso Laura, come aveva già fatto, ma anche di averla mai conosciuta. Ad accusarlo però c'erano molti indizi. Primi fra tutti, alcuni peli bianchi trovati sui pantaloni della vittima e anche nel bagagliaio e nell'abitacolo della 127 dell'uomo. Quei peli appartenevano al cane o a uno dei due gatti che Marco Letruria teneva in casa. L'assassino aveva dedicato anche una poesia alla sua vittima. Due versi scritti su un diario che iniziava proprio lunedì 5 ottobre, quando Laura era scomparsa. In base alle ricostruzioni, l'omicidio si sarebbe consumato in un luogo angusto, forse lo stesso abitacolo della 127, oppure nella villetta in via Morelli a Castellanza, dove Letruria viveva da solo da circa 6 mesi, da quando cioè era morta sua madre. L'uomo avrebbe convinto la ragazza a marinare la scuola e a seguirlo volontariamente a casa sua. Qui, prima, durante o dopo un rapporto tra i due, Laura si sarebbe accorta di avere a che fare con una persona normale e avrebbe tentato di fuggire o comunque di sottrarsi a ulteriori avances dell'uomo, scatenando la sua reazione violenta. Ripreso il controllo di sé, Letruria si sarebbe disfatto del corpo della ragazza, del suo giubbotto e del suo zainetto, gettandoli in posti diversi fra le boscaglie nei dintorni. Lo zainetto fu ritrovato alcuni mesi dopo, nel febbraio del 1993, in una discarica abusiva di Gorla Minore, a Varese, a più di 10 km dal luogo dove fu scoperto il corpo. Venne individuata da alcuni vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio. All'interno c'erano ancora i libri, alcuni indumenti e un assegno preparato dal padre col quale la ragazza avrebbe dovuto pagare la retta della scuola. Il padre di Marco Letruria, disegnatore meccanico, era morto quando l'uomo, ultimo di 3 figli, aveva appena 3 anni. Per un lungo periodo Marco era vissuto insieme a quegli stessi fratelli, che si erano poi sposati, e alla madre. Infine, era rimasto solo a gestire la sua vita ed il complicato equilibrio della sua testa, con l'unica compagnia di alcuni animali. I vicini di casa raccontarono che usciva e tornava sempre da solo. Non l'avevano mai visto in compagnia di qualcuno. Era una persona a modo, vestiva in maniera ordinata, dava sempre del lei e nonostante facesse spesso delle richieste strampalate, non insisteva mai più di tanto affinché venissero soddisfatte. Ma i suoi atteggiamenti, molte volte, avevano generato paura nelle persone che lo conoscevano, tanto che non si mostrarono completamente stupite da quanto era accaduto. Marco scavalcava le recinzioni delle ville adiacenti, tentava di introdursi nelle abitazioni e rovistava nei giardini. E poi faceva discorsi sballati e domande senza senso. Da tempo l'uomo era in cura in un centro psicosociale della zona per le sue turbe caratteriali e riceveva una pensione di invalidità civile. Purtroppo però, visti i tragici eventi, era anche un bel ragazzo. Moro, elegante, muscoloso. Il classico tipo di cui una ragazzina poteva invaghirsi, senza sapere cosa si nascondesse dietro a quell'apparenza da persona per bene. Addirittura Marco sembrava timido. Arrossiva ogni volta che si trovava in una situazione imbarazzante. Passava le giornate girando senza meta sulla sua auto o su un motorino. Lo si vedeva uscire alle 9 del mattino e non rientrava prima delle 20. In quelle ore faceva la spesa, un po' di jogging, forse frequentava qualche bar. Capitava che si sdraiasse in mezzo alla strada per alzarsi di scatto quando arrivava un'auto. Sembrava quasi che volesse sempre lanciare una sfida folle e priva di senso.
Sul piano giudiziario, a carico di Marco Letruria non venne ipotizzato il reato di occultamento di cadavere, dato che il corpo di Laura era stato sì abbandonato in una zona boschiva, ma non nascosto. I reati contestati rimasero perciò quelli di omicidio volontario e violenza carnale, anche se su quest'ultima restavano da chiarire alcune circostanze, così come il trasporto del cadavere e la possibile complicità di altre persone, che venne esclusa, anche se rimase il sospetto che l'uomo fosse stato aiutato da qualcuno a disperdere i corpi del reato nei boschi. A causa dello stato mentale dell'accusato, le sue ammissioni ebbero bisogno di molti riscontri oggettivi. I sostituti procuratori raccolsero una nuova confessione di Letruria un mese dopo l'arresto, nel manicomio criminale di Reggio Emilia. Prima di crollare, l'uomo chiese di vedere alcune foto della studentessa. Poi, messo di fronte ai riscontri raccolti e confermati dalla polizia scientifica, come dicevamo, i peli del suo cane sui vestiti della vittima, un suo capello sul corpo di lei e alcuni capelli della ragazza sul suo maglione, ammise tutte le proprie responsabilità. Ammissione che però, come era facile prevedere, si scontrò con la situazione mentale dell'uomo. Al processo, la difesa sostenne infatti che l'imputato fosse incapace di intendere e di volere. Non credeva all'infermità mentale e illegale della famiglia Lampugnani, costituitasi parte civile, secondo il quale Letruria aveva agito in uno dei suoi momenti di lucidità. Aldo Letruria, uno dei due fratelli dell'imputato, confermò la schizofrenia paranoide del congiunto, peggiorata quando, 10 anni prima, Marco era stato licenziato dalla ditta in cui lavorava. Il carico di accuse per Letruria divenne più pesante dopo che, a porte chiuse, ebbero deposto due sue ex amiche. Una dichiarò di avere avuto con lui rapporti sessuali normali, mentre l'altra affermò di essere stata costretta a seguirlo in auto e di aver rischiato la violenza. Per questo, il pubblico ministero chiese e ottenne di poter procedere per altri 3 capi di imputazione: tentata violenza carnale, ratto a fini di libidine e atti osceni in luogo pubblico. Rimaneva da chiarire il particolare di un maglione, sul quale furono scoperti alcuni capelli della vittima. Questo indumento venne ritrovato a casa di Evaldo Letruria, l'altro fratello dell'imputato, anche quest'ultimo con qualche problema psichico. Saltò fuori un altro particolare dai contorni oscuri. Laura, una settimana prima di essere uccisa, aveva ricevuto a casa sua una telefonata oscena di un certo Francesco. Forse lo stesso Letruria dietro mentite spoglie? Possibile, ma non venne mai accertato. Al processo, Marco Letruria venne interrogato e tornò nuovamente a ritrattare la sua precedente confessione. Rispose con apparente lucidità per 1 ora e mezza alle domande dei PM e a quelle della corte, rimangiandosi quanto aveva dichiarato in ospedale a Reggio Emilia. Disse di aver finito per ammettere una colpa che non aveva perché stanco degli interrogatori, o perché, dopo un mese, si era forse convinto di essere davvero colpevole. In ogni caso, di quella confessione disse di non ricordarsi. Ma se da un lato i suoi ricordi apparivano spesso piuttosto confusi, per altre cose l'uomo, che si esprimeva sempre con un linguaggio attento e appropriato, dimostrò di avere una memoria di ferro. Il perito, nominato dal tribunale, confermò, nella sua perizia, la malattia mentale di Letruria, una patologia che lo costringeva a vivere in un mondo tutto suo, lontano dalla realtà. La psicopatia consente momenti di lucidità, ed era possibile che proprio in uno di quei momenti Marco Letruria avesse commesso il crimine. La conclusione della corte fu che a causa delle sue condizioni, Letruria non potesse essere ritenuto imputabile. L'uomo fu quindi destinato a scontare sì un lungo periodo di detenzione, ma non in carcere, bensì in un ospedale psichiatrico. Le informazioni a mia disposizione su questo caso terminano qui. Non so purtroppo quanto fosse effettivamente lungo questo periodo, ma considerando che sono passati 30 anni, probabilmente Marco Letruria è uscito già da un pezzo. A meno che non sia morto o le sue condizioni lo tengono ancora oggi isolato dal mondo. È forse il caso per il quale ho trovato meno riscontri fotografici in assoluto, neppure un'immagine chiara della vittima né del carnefice. Forse quelli erano davvero tempi nei quali l'attenzione era tutta rivolta a Luigi Chiatti e la morte di Laura Lampugnani è stata soltanto un evento collaterale, ben presto dimenticato. Saluti sparsi a tutti voi cari amici in zona e bentornati da queste parti per un nuovo video. Se qualche inopinato suggerimento vi ha portato qui, sappiate che in questa zona si parla di true crime e che siete benvenuti, lo sarete ancora di più se cliccate sul bottone rosso in basso a destra. Qualcuno mi dice che in realtà non è un bottone ma fa niente, c'è scritto iscriviti e serve per abbonarsi alla zona oscura al modico costo di 0 euro al mese.
Per il caso di oggi restiamo in Italia e vi racconterò di un brutto fatto di cronaca avvenuto quasi 30 anni fa a Civitavecchia. Protagonisti tre bambini e soprattutto loro padre, Tullio Brigida, del quale devo tracciarvi una breve biografia che sarà in parte utile per comprendere quanto accadde il 5 gennaio del 1994. Tullio Brigida nasce a Civitavecchia nel 1956. Lavora saltuariamente come operaio edile e nel 1983 conosce Stefania Adami, studentessa di liceo con la quale stringe un rapporto caratterizzato da litigi e violenza, tanto da arrivare a infliggerle 13 coltellate quando è incinta della loro prima figlia. La donna, per fortuna, riesce a cavarsela mentre Brigida viene condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere. Mentre sconta la pena chiede a Stefania di sposarlo, lei accetta e vengono celebrate le nozze in carcere. Una volta pagato il suo debito con la giustizia, i due iniziano a vivere insieme e gli anni passano e con essi arrivano altri figli, oltre a quello scampato alla morte anni prima. Alla fine saranno 3 i figli della coppia, ma la situazione non cambia. Liti e violenza sono all'ordine del giorno. Stefania, ormai satura, chiede la separazione e torna a vivere dai suoi genitori a Isola Sacra. I rapporti con il marito non si interrompono del tutto comunque, anche perché lui sa dove è andata e sa dove vivono i genitori. Arriviamo quindi al 1993, nell'imminenza delle feste natalizie. Brigida, che aveva 38 anni, si recò a Isola Sacra, presso l'abitazione dei suoceri, e si fece consegnare i suoi 3 figli dalla moglie. L'uomo, come d'accordo con Stefania, avrebbe trascorso le vacanze di Natale con i figli e per questo motivo aveva affittato una villetta a Santa Marinella, nei pressi della stazione ferroviaria, a circa 200 metri dalla stazione dei carabinieri della cittadina tirrenica. Una volta portati via i bambini, i contatti tra Brigida e la moglie proseguirono telefonicamente, in un crescendo di litigi, offese e minacce. In una telefonata, Tullio Brigida disse esplicitamente a Stefania Adami che non le avrebbe più fatto rivedere i figli se lei non avesse accettato di tornare con lui per riprendere la vita coniugale. Il 2 gennaio del 1994, dopo diversi tentativi andati a vuoto, la madre riuscì a parlare di nuovo al telefono con i suoi bambini, che erano ospiti dei nonni paterni, ad Acilia. Successivamente a quella chiamata, di Tullio Brigida e dei suoi 3 figli si persero le tracce. I bambini si chiamavano Laura, Armando e Luciana e avevano rispettivamente 13, 8 e 2 anni e mezzo. I due più grandi avevano bisogno di terapie mediche in quanto Laura soffriva di epilessia e Armando era costretto a fare cure inalatorie per curare un'asma bronchiale. A questo punto si verificarono una serie di circostanze che avrebbero avuto poi un peso determinante nella ricostruzione dei fatti durante le successive fasi processuali. La notte tra il 4 e il 5 gennaio, Tullio Brigida ebbe un incidente stradale a Santa Marinella e subito dopo si recò al pronto soccorso dell'ospedale di Civitavecchia, dove venne medicato. Il 9 gennaio seguente, Brigida venne ricoverato presso l'ospedale San Camillo di Roma per una ferita d'arma da fuoco alla gamba. Nell'ambito delle fasi della separazione legale tra i due coniugi, intanto, l'11 gennaio del 1994, il Tribunale dei Minori di Roma affidò i figli alla madre. Passarono altri giorni e il 18 gennaio Tullio Brigida telefonò a Stefania, dandole un appuntamento a Santa Marinella per riconsegnarle i bambini. Al posto della donna però si presentarono i carabinieri, ma non trovarono nessuno ad attenderli. Il 23 di febbraio, in un'escalation di rancore, Brigida si recò a Rieti e piazzò un ordigno esplosivo nella casa dei suoceri, che per fortuna venne scoperto, evitando una strage. Il 24 marzo, finalmente, Tullio Brigida venne arrestato. Ma i bambini non erano con lui e iniziò quindi la ricerca, scandita dalle innumerevoli notizie apparse sui giornali e in TV. Tutta l'Italia si interessò al caso e al destino dei fratelli Brigida. L'uomo, dal carcere in cui era rinchiuso in attesa di essere processato per tentata strage, fornì numerose versioni, una diversa dall'altra. Indicò ben 11 luoghi, riferendosi addirittura a soggiorni dei piccoli in Australia e in Francia. Cercò di depistare le indagini in ogni modo, costruendo castelli di menzogne. Tullio Brigida parlò anche di una donna, tale Rosaria Greco, che avrebbe avuto in custodia i suoi figli e sarebbe andata con loro in Australia. Le indagini degli inquirenti, quindi, puntarono anche sui fantomatici fratelli Greco, italiani emigrati in Australia, ma dall'altra parte del mondo non si trovarono tracce né dei bambini, né, ovviamente, di Rosaria Greco. Il 12 luglio 1994, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, Vincenzo Bilotta, un amico di Tullio Brigida, fece una rivelazione shock. L'uomo gli avrebbe confessato di aver ucciso i suoi 3 figli, sparandogli, e di aver poi nascosto i corpi in un luogo che solo lui conosceva. La PM incaricata del caso incalzò Tullio Brigida con una serie di interrogatori, ma l'uomo continuò a mentire, a indicare false piste agli inquirenti. Per non lasciare nulla di intentato, le seguirono tutte.
Alla fine l'uomo capitolò, rivelando il luogo dove erano i suoi tre bambini, dove li aveva sepolti. Si scavò a Cerveteri, località appoggio del circuito. I resti di Laura, Armando e Luciana vennero recuperati e il padre, impassibile, assistette al ritrovamento fumando una sigaretta dopo l'altra. Brigida diede la sua versione dei fatti. La notte del 4 gennaio, quando era tornato a casa dopo essere stato all'ospedale di Civitavecchia, nella villetta di Santa Marinella, aveva trovato i suoi tre figli morti a causa del malfunzionamento di una stufa. Nella casa non c'era più Rosaria Greco, la donna che lo stava aiutando a custodire i bambini. La notte del 5 gennaio, poi, sconvolto e impaurito, aveva seppellito i corpi dei suoi tre figli. Di Rosaria o del suo corpo non c'erano tracce. Forse non è davvero mai esistita, come lasciano presupporre le indagini messe in essere. Oppure, come affermato da Tullio Brigida, potrebbe essere stata portata via e uccisa da non meglio identificati personaggi che minacciavano la vita dello stesso Brigida. Difficile comunque dargli la minima credibilità dopo le numerose menzogne proferite. Il PM dispose la consulenza tecnica sui resti dei tre bambini e dopo circa due mesi di sofisticate analisi chimico-tossicologiche sui resti scheletrici e muscolari, i medici legali stabilirono che i tre figli di Tullio Brigida erano morti per aver respirato esalazioni di monossido di carbonio. Venne anche effettuata una consulenza tecnica nella villetta di Santa Marinella e sulla stufa che Brigida aveva indicato come manomessa da qualcuno, ma i risultati sconfessarono la versione fornita dall'indagato. Nella casa c'erano tante e tali aperture da rendere pressoché impossibile una morte del genere e inoltre, dato fondamentale, la stufa era perfettamente funzionante e non emetteva assolutamente il mortale gas. Come erano morti allora, i bambini? Il processo venne celebrato nell'aula bunker di Rebibbia e vennero chiamati a deporre due vigilantes della Securities di Civitavecchia, i quali dichiararono che la notte tra il 4 e il 5 gennaio 1994, attorno a mezzanotte e mezza, come confermato dai relativi verbali di intervento, durante un giro di controllo in località appoggio del circuito di Cerveteri, rilevarono che una parte della rete di recinzione del terreno adiacente a una villa era tagliata e abbassata e, particolare e agghiacciante, osservarono quella che a loro sembrò una larga macchia di sangue con accanto una scarpetta da bambina. I due testimoni affermarono che quella scarpetta era identica a quella ritrovata all'unico piede calzato della piccola Luciana. Quindi Tullio Brigida seppellì i corpi la notte tra il 4 e il 5 gennaio, la stessa notte in cui, poi, si recò al pronto soccorso di Civitavecchia. La sentenza arrivò il 18 giugno 1996 dopo una requisitoria di oltre un'ora nella quale venne descritto il particolare e violento rapporto di coppia tra Tullio Brigida e Stefania Adami e indicato il movente del triplice omicidio in una vendetta nei confronti della moglie che l'aveva lasciato. I bambini non potevano essere in casa come asserito dall'imputato quando furono uccisi. Indosso avevano le giacche a vento, le felpe, le scarpe e i calzettoni. Sicuramente erano stati portati fuori da Tullio Brigida ed erano morti nell'automobile del padre. Non è possibile stabilire dove, magari proprio in località Fosso del Circuito, dove poi furono seppelliti. Morirono mentre dormivano, sui sedili dell'auto, perché Tullio Brigida collegò l'abitacolo della sua Ford Escort allo scarico del motore tramite un tubo di gomma, saturando l'aria di monossido di carbonio. La corte condannò Tullio Brigida all'ergastolo, all'isolamento diurno per 3 anni e all'interdizione legale perpetua dai pubblici uffici. Durante la lettura della sentenza, Brigida non la smise di urlare e di inveire contro la corte e contro i 4 carabinieri a suo fianco. Comportamento decisamente non inusuale per lui, che durante una delle udienze, qualche tempo prima, si era scagliato contro il suo avvocato, aggredendolo e rimanendo in pratica con un solo difensore d'ufficio che a malapena conosceva il processo. Contro la sentenza venne proposto appello, visto che, nel frattempo, Brigida aveva trovato un nuovo avvocato da schiaffeggiare. Era stata sollecitata, innanzitutto, una nuova perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell'imputato al momento del fatto. In seconda istanza era stata richiesta l'assoluzione, quantomeno per insufficienza di prove, ovvero la concessione delle attenuanti generiche, contrariamente a quanto era avvenuto in primo grado. La corte però, anche in questo caso, non ebbe dubbi e in un'ora circa confermò la condanna a vita per l'imputato, disponendo inoltre che Tullio Brigida, il quale, contrariamente al suo solito, aveva accolto la decisione senza pronunciare neppure una parola, pagasse le spese di giudizio ed anche quelle di costituzione da parte della moglie. Nessun ribaltone né sconto di pena per lui, quindi. Tullio Brigida dovrà passare il resto della sua vita in carcere, e non potrebbe essere altrimenti per chi si è macchiato del più atroce crimine che una persona possa commettere. Uccidere i propri figli, per giunta in modo lucido, al solo scopo di una vendetta nei confronti della moglie.
Non avremmo più voluto sapere nulla di Tullio Brigida, se non magari di qualche trattamento speciale che in carcere viene riservato a chi fa del male ai bambini. E invece, qualche anno dopo, trascorso il periodo di isolamento e divenuto a tutti gli effetti un normale detenuto, Tullio Brigida tornò a far parlare di sé. Non nel modo in cui si potrebbe pensare, però. A quanto pare, iniziò una relazione con un altro detenuto. I due chiesero anche di poter vivere nella stessa cella, richiesta che non so se sia mai stata accettata e posso tranquillamente vivere senza una risposta. La cosa surreale, per non usare altri aggettivi che potrebbero risultare inappropriati, è l'identità di questo detenuto. Si trattava infatti di Mario Gargiulo, balzato agli onori della cronaca nel 1991 assieme a suo padre Elvino per aver ucciso due bambini. Per la serie Chi si somiglia si piglia, anche se la storia di Gargiulo è più complessa ma non meno scioccante di quella che vi ho appena raccontato. Se vorrete ne parlerò in un prossimo episodio, ma per oggi la nostra quotidiana dose di crime è giunta al termine. Io vi ringrazio ovviamente per aver ripercorso le fasi salienti di questo caso insieme a me e vi invito a lasciare un like, un commento e a condividere il video con parenti, amici e medici curanti. In attesa del prossimo video, restate in zona.